Premesso che, se stasera non riusciamo a vederci la partita della Roma, Roma-Udinese, sulla TV, facciamo un macello. Nel 2021 quasi. Parliamo delle partite di questa sera. Regà, mi sta girando veramente il cazzo, Non si può, veramente, guarda, una cosa ridicola, Torino-Lazio. 87esimo quasi, sono sul punteggio di 1-0. Il Torino sta per fare, permettimi di dirlo, il colpaccio contro una Lazio che quest'anno era partita in una situazione molto particolare. Sembrava essere partita molto molto bene, ragazzi, ma in queste ultime partite sta incontrando tantissime difficoltà, ragazzi. Sai che mi preoccupa in vista del derby? Mi preoccupa tantissimo anche a me. E c'è un Napoli, ragazzi miei, aspetta, che ne hanno fatto un altro nel frattempo. Napoli 0-4, ragazzi, Napoli da spettacolo. Ragazzi miei, Napoli veramente da mettersi le mani ai capelli. La partita ancora non è finita, ma in senso buono per chi ci fa Napoli, 5 vittorie su 5. In senso cattivo, ovviamente, per chi il Napoli non lo tifa, perché questi ragazzi continuano. Vabbè, salutiamo. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Anche se aggiungerei che le mani nei capelli se le dovrebbe mettere Spalletti, che non c'ha più. Appunto. Mi piace per supportare i nostri contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella, così non vi perdete mai le notifiche. Ci abbiamo anche il secondo canale YouTube di calcio. Oggi è uscito il primo video della carriera. Allenatore su FIFA 22, andate a recuperarlo. E ci abbiamo anche un terzo canale YouTube non de calcio, trovate tutti i canali qui sotto in descrizione oppure cliccando qui. Vogliamo partire rapidamente? Da che vogliamo partire? Io partirei dal Napoli, perché vai. Comunque è la partita che sta più avanti nel... La Lazio a momenti la pareggia, ci ha pensato Milinkovic-Savic, ovviamente il portiere del Torino. Esatto, Milinkovic. Rivediamo. No, mischia. Ha fatto un movimento. Immobile, guarda, di testa. Ha preso traversa. E la deviata. Mamma mia, Lazio vicinissima al pareggio. Non la pareggia sta partita. Stavamo parlando del Napoli. Posti, non credo. Dicevo, il Napoli, ragazzi... un'altra gemma, quella che regala questa sera, perché Napoli sciorina calcio. E mi dispiace dirlo, perché lo dico col cuore in mano, penso però che Luciano Spalletti, il miglior Luciano Spalletti, lo abbiamo visto a Roma in entrambe le gestioni Spalletti. E quindi io me lo so goduto Spalletti, ho visto che allenatore è e che cosa è in grado di dare alle squadre che allena. Tranne il caso Totti, ragazzi. Al di là di quello non c'entra nulla. Sampdoria Napoli comunque è finita. Finita, infatti, in questo momento. Ma io penso che adesso se lo stiano godendo, e non poco, i tifosi napoletani. Se lo sta godendo la città intera di Napoli, ma soprattutto la squadra. Raga, io purtroppo ho avuto sto sesto senso da appena ho visto il Napoli annunciare Spalletti come nuovo allenatore. Ho subito captato che potesse fare un'annata ottima a dire poco, e a me invece mi sta stupì, perché io non pensavo potesse partire così bene. Cioè ancora meglio di quello che pensavi addirittura? Sì, ancora meglio di quello che pensavo, perché non mi aspettavo il Napoli 5 vittorie. The Big Match ha preso la Juve e basta? The Big Match ha preso la Juventus, però guarda che stravincere a Marassi contro la Sampdoria 0-4 è veramente un qualcosa che mi ha lasciato stupito anche a me. Io pensavo, rendi conto, se proprio vincerà 1-0, 2-1. Ma perché con l'Udinese? Cioè, esatto. Cioè, se non mi ricordo male, sempre in trasferta, due trasferte consecutive. E sempre 0-4, raga. Quanti gol ha fatto il Napoli? Il Napoli ha fatto tanti gol, ne ha fatti 14. 8 in due partite, 8 nelle ultime due partite, raga. Quanti ne ha subiti? 2. Cioè, questa è la squadra che fa tanti gol e non ne subisce. E a me è questo che mi sta preoccupando nel Napoli, perché mi sembra una squadra così rodata, così quasi paura. Speriamo di no. Ragazzi, non ce ne vogliate, tifosi del Napoli. A parte, dipende noi che situazioni, che possibilità ci abbiamo di provare a fare, ma attualmente questo Napoli sembra veramente una macchina talmente perfetta, talmente imprendibile, talmente... Ma pure Anguissa, ragazzi miei... Mamma mia, fanno impressione... No, ci siamo persi... Rigore per la Lazio! Ci siamo distratti, ragazzi, stavamo parlando a Napoli e non ci siamo resi conto di quello che succedeva. Rigore Lazio, Ciro Immobile sul pallone... Te posso dire? Speriamo... Lo segna. No, speriamo che lo sbaglia. C'è il fantacalcio, ma speriamo che lo sbaglia. Lo segna. Prima del derby tu dici che è meglio un pareggio per la Lazio piuttosto che una sconfitta per loro? Perché di solito parte... Vediamo 1-1.
Immobili, i rigori non li sbaglia. Immobile non li sbaglia. Fatti E di raga nazionale, poi ne tre riparliamo. minuti. Dico 3 minuti. Non è finita. Senti che te dico. Mo Comunque, ci arriviamo al discorso Lazio mo ci perché si arriviamo. collega al derby, Mo ci vai. arriviamo. Concludo sul Napoli dicendo che mi fa ancora più impressione di quello che m'ero che avevo previsto nella mia testa. Vittorie portano altre vittorie, ma soprattutto portano Morale. consapevolezza, morale e consapevolezza a livello Tanto mentale. morale, tanta Se consapevolezza. continuano su sto passo, cioè non si può paragonare la vittoria che ha fatto la Juve, per fare un paragone con una squadra che sta andando male e che dovrebbe lottare per le posizioni di vertice, Sì. quello che ha fatto la Juventus, la vittoria che ha fatto, seppur sono sempre 3 punti, non è paragonabile a quello che ha fatto stasera a Napoli. Perché la Sampdoria, tra l'altro, era una squadra che stava in fiducia, che giocava bene e che comunque nel suo piccolo qualcosa l'ha creato contro sto Ora, Napoli. Ci Sampdoria hanno c'ha... provato. Sì, comunque la Samp c'aveva 5 Ma 4 a punti. 0 è tanto! Capito che te lo dico? 5 punti con solo 3 gol subiti. Ne ha subiti 4 in una sola partita. Quindi più gol subiti rispetto a tutte le restanti partite, alle restanti 4. Cioè, quindi, raga, penso che Napoli un minimo qualcosa la stia dimostrando, eh. Ma penso. Nel frattempo, ragazzi, parliamo ovviamente anche di Torino-Lazio. Anche Sì. questa è stata una partita un po' particolare, in Partita un realtà. pochino Perché se particolare, andiamo a sì. guardare nel comp... Non ve lo dico perché tifo Roma, io ve lo dico perché le partite le guardo in maniera oggettiva. So ammettere se la Lazio è stra superiore Certo, o ma via. ci mancherebbe. Torino ha creato un sacco di occasioni da rete, ragazzi. Allora, Torino diciamo ha una cosa. creato... Allora, la Lazio ha creato meno La occasioni da Lazio, rete. bravo, ha creato meno. Primo Però c'è tempo una. non è che hanno creato poi così Bravo, era tanto. proprio quello che stavo per dire. Primo tempo, una occasione, ragazzi, c'è stata in tutta la partita, quindi è stata una partita comunque abbastanza Occasione però da combattuta. parte del Torino, Occasione che da mi sono parte del Torino. scordato completamente. Occasione da parte del Torino, era quello che ti stavo dicendo. Quindi diciamo che la prima parte è stata combattuta. Nel secondo tempo pure c'è stato comunque. Non è che è stata una partita di. Oh, il Torino ha dominato, ha fatto. Comunque la Lazio si è fatta vedere, ha dominato. È stata una partita tutto sommato equilibrata. Il Torino ci ha avuto le sue occasioni. E. Ansaldi, quel tiro, uscita. Passa. Possiamo dire che Ah, passa il miracolo di comunque. Reina a fine primo Miracolo di Reina. tempo. Miracolo di Reina. Passa meritatamente in vantaggio. Forse era questo il senso del discorso. Sì. Poi arriva, adesso abbiamo visto in diretta, Ma il gol della Lazio. il rigore mo so perso, non ve so di se Calcio di era. rigore che trasforma Cilimmobile. Tutto sommato, alla fine, sai che c'è? Che non è che la Lazio stia rubando il pareggio. Cioè, non, perlomeno mi sembra che posso dire una cosa del genere. Perché Guarda poi, rigore comunque, inesistente, no, più che eh? Non lo so, altro. raga, sto di così, non lo Vedo so. poi la traversa perché ricordiamo adesso, prima del gol del Ah, è vero, è pareggio, vero. la Lazio comunque la Vero, è vero, no, traversa con c'hai Cilimmobile ragione. l'ha presa. C'hai Quindi, ragione, no, tutto stavano a provare a sommato, pareggiarla la partita. esatto, ci hanno provato e al momento stanno riuscendo a portarsi a casa un punto. Secondo te, in ottica derby, è meglio un pareggio o era meglio una sconfitta della Lazio? Considerato che ai derby solitamente la squadra meno favorita è quella più avvantaggiata. Che è una cosa che non c'ha senso, ma è sempre così, Sì, raga. no, infatti, il derby di Roma è sempre così. Io ti dico un pareggio. Perché comunque la vittoria avrebbe ridato morale alla squadra e quindi sarebbero arrivati No, alla. la sconfitta. No, ti sto dicendo, in linea di massima, se la Lazio avesse vinto questa partita, partiamo da questo È presupposto, finita. è finita anche questa, arrivava con un certo tipo di morale e quindi ci poteva dare fastidio. Con la sconfitta forse era anche peggio perché era forse l'ultima occasione per dimostrare. O vinciamo questa, quindi il derby, oppure sarà una stagione fallimentare, quindi sarebbero arrivati col coltello fra i denti. Forse il pareggio potrebbe essere la giusta via di mezzo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, mo vediamo se si vede la Roma. Profili socialista ancora su tutti i Senti, discorsi, continui zitto, consigli. eh. Io Ragazzi, c'hai un intanto. tablet piccolo così per vedere la Roma, mi incazzo come la bestia.